psicoterapia e spiritualità. Ho pensato, e allora? Cioè, cosa c'è da dire? È così, cioè, non so, è... Cosa ti devo dire? C'è, e non saprei di che cosa parlare, proprio perché per noi, da un lato, è un dato di fatto, probabilmente se siamo qui, si parlava di momenti di crisi, cioè, o ricordi, siamo delle persone che probabilmente si sono schiantate su questo confine di dover, cioè le risposte che c'erano non ci sono bastate. Ci sono delle domande a cui non abbiamo saputo rispondere e le modalità probabilmente che c'erano in giro ci hanno lasciato dei vuoti, quindi abbiamo dovuto continuare a cercare e ci scontriamo con questo livello del mistero. Mi è piaciuto molto il contributo del collega. C'è un punto dove ci si ferma, davanti al quale bisogna reintrodurre la devozione. E allora, però, a un certo punto, anche qui io mi domando, ma porca miseria, sono le stesse cose che hanno detto tanti, che abbiamo fatto in tanti modi, e io credo che in tanti momenti del nostro passato, come specie, come evoluzione anche di cultura, le persone che hanno cercato di trovare delle soluzioni, che per noi adesso sono discutibili, mettiamola così, avevano questo impulso sincero di voler andare oltre, ma perché non ci andavano? Perché hanno usato le stesse parole e hanno creato quello che per noi adesso, a distanza di anni, stavo per dire di secoli, ma in realtà probabilmente anche di minuti, sembra in realtà una risposta che procura dolore, che non riesce ad andare oltre, che non riesce ad andare al di là. E su questo a me viene in mente il discorso dell'evoluzione, cioè noi piano piano impariamo dai nostri errori, impariamo dall'urgenza delle nostre domande e cerchiamo di raffinare sempre di più il nostro modo di stare e sempre lì alla fine dobbiamo arrivare, cioè c'è un oltre che non riusciamo a comprendere. Come gli rispondiamo? Com'è la qualità di questa devozione? Perché se ritorniamo con una devozione mi viene da dire deresponsabilizzata, personalmente paranoica, o in cui appunto io non ho gli strumenti per e devo fare la volontà di qualcun altro, rischio di perdermi in una narrazione che abbiamo già sentito, abbiamo già sperimentato e poteva andare bene per un certo tempo. Adesso io credo che quello che ci viene chiesto è di utilizzare tutti gli strumenti che l'evoluzione ha messo a disposizione, per esempio la psicoterapia. È chiaro, all'inizio aprivamo i cervelli e guardavamo che cosa c'era, li misuravamo, cioè alla fine io parto con quello che ho. Ci siamo accorti che non bastava e siamo dovuti andare oltre. Abbiamo trovato delle risposte bellissime, interessantissime. Io adesso ho appena finito di leggere un libro in cui questo insomma, uno che studia il cervello, mette gli elettrodi dentro nel cervello e fa vivere alle persone che sono dentro nell'esperimento degli stati che noi chiamiamo spirituali. Porca miseria. Cioè questo gli stimoli il cervello con gli elettrodi e ha un'esperienza di uscita dal corpo, come questo è successo a qualcuno, no? Di parlare con il divino, di sentirsi come di fronte a qualcosa di trascendente, e allora dicono, grazie. E quindi cosa ci vuole? È un frutto del cervello. Ecco, quando noi arriviamo lì, davanti a una contestazione del genere, ecco, io credo che il nostro compito possa essere quello di prendere quell'informazione, quella verità, nel senso, lo sta facendo, funziona, è vero, e trovare noi delle risposte che vadano ancora oltre. Ok? E non rifiutare, perché sennò ci ritroviamo ancora a fare, adesso, permettetemi questo, come facevano loro quando eravamo dall'altra parte. E allora ci riperdiamo. Io credo che spiritualità e psicoterapia sia sapere che noi, che cosa ci devo dire? Lo sento, lo vedo, non mi fa più paura. E posso stare lì e guardare con tutta la consapevolezza che mi ha dato
per esempio Freud. Poi Borello, lui si è attaccato a delle parole e non l'hanno più capito, anche perché il tempo nel frattempo si è evoluto e quell'argomento che per lui era centrale, per noi lo diventa quasi meno. E allora spiritualità per noi è centrale, però io devo anche rendermi conto che sto parlando forse con delle persone che fanno fatica a vedere quella cosa che ha detto lui prima, che è stato più bello, cioè di pregate. Pregate, cioè io ho ancora i brividi quando sento questa parola, perché è ancora molto forte la connotazione negativa che mi porto dietro dalla mia esperienza personale, dal mio senso di dover chiedere perdono per tutti i peccati che hanno commesso i miei predecessori, gli stermini che ho capito, vale. Ma riuscire a stare nell'essenza del pregare, cioè di che cosa vuol dire? Che non è chiedere il favore a qualcun altro, ma è stare davanti a questa roba qui e dire, porca miseria, ci sono anch'io, ci posso partecipare, abbiamo il diritto di essere lì e sappiamo anche che cosa fare nel nostro piccolo, per poter essere uno strumento di miglioramento, di evoluzione, di benessere, perché la persona che sta venendo a chiedere a me un aiuto mi sta proprio portando il fatto che siamo in un mondo altamente performante, altamente legato al benessere, dove praticamente non ci manca nulla, tutte le risposte prima sono finite, e ti chiedi, ma mi aiuti, cosa faccio? Chiaro, gli devo dare una risposta che sia comprensibile, ma altrettanto gli apre lo spazio per stare dove a me è capitato. Grazie al cielo, grazie a... non lo so, non voglio scomodare grandi casini, ma mi è capitato di viverlo nella mia vita, ho avuto l'opportunità di imparare a starci. Dopo aver passato tanto dolore per poterci arrivare, ripulirlo, rispondere a queste domande. Quindi una concretezza, una responsabilità, una padronanza di tutti i linguaggi che stanno sotto me, continua a venire in mente la... quando ho pensato alla storia dell'evoluzione e al bipedismo, no? A un certo punto ci siamo alzati in piedi. E questo ha fatto due grandi sfide. Una, che quando mi alzo in piedi all'inizio, inciampo, rischio di cadere, mi faccio più male, cioè, ragazzi, e quindi rischio di fare dei danni. E mi immagino quando mi affaccio alla spiritualità e non comprendo, non capisco, non padroneggio ancora la paura, cioè... È vero, la spiritualità è stata usata come fuga dalla realtà e dal dolore. E cioè, che facciamo? Lo discutiamo? No. Io adesso però imparo a stare in una spiritualità che non è più quella cosa lì, ma mi permette di guardare il diavolo, il dolore, in un altro modo, stando, con dignità. È un po' complicato, devo imparare, perché ho appena imparato a camminare su due piedi, quindi inciampo. E dall'altro lo sguardo dei fratelli, delle sorelle, delle altre specie che rimangono a quattro zampe. Ma che faccio? Che gli dico? Siete dei sottosviluppati, dovete alzarvi? Non funziona. Cioè, allora mi ritrovo in una situazione che non è gradevole, non è garbata. Posso tornare a quattro zampe? Certo. Ma con la consapevolezza e la conoscenza di chi riesce a stare su due. Con la compassione, con l'aiuto, con la possibilità di guidare. È inutile che io gli dico alzati. Cioè, non sa come si fa, è in difficoltà. Allora ti dico, guarda, proviamo, stiamo. Cioè è uno stare accanto, tornare indietro senza tornare indietro. Ecco, questo forse può essere il nostro spazio. Cioè parlare con i colleghi. Tra l'altro questa cosa a me fa impazzire, perché quasi tutti ormai, colleghi, pazienti, gente che incontro per strada, non parla altro che di spiritualità. Cioè, gente che adesso colleghi cognitivisti che parlano di spiritualità e mi spiegano che cos'è il divino, e gli dico, grazie. Per cui voglio dire, la domanda sta emergendo perché le domande continuano a non avere risposte e io ho bisogno di risposte. Quindi il tempo è maturo. Allora mettermi lì e dirgli, guarda, sai che secondo me prova così. Perché c'è una differenza tra quello che dici tu e quello che ho visto io, ho sperimentato io. Falla la meditazione, ma prova a guardare un attimino con questo occhio, perché sennò torniamo indietro. Dire il rosario ha un valore, aveva un valore. Noi poi l'abbiamo perso,
Tornare a quel valore potrebbe essere una perdita. Trovare il nostro nuovo valore e portarlo, questa è una sfida che io trovo entusiasmante, soprattutto, probabilmente anche per la forma del mio cervello, direbbe qualcuno, perché a me affascina questa possibilità di unire i vari mondi. Quindi stare altamente di fronte a questo che mi dice: guarda, se ti metto l'impianto nel cervello, io ti faccio fare tutti i viaggi che vuoi senza dover fare nient'altro, che potrebbe anche essere economico, e dirgli sì, però forse c'è anche un'altra soluzione. Stiamo e guardiamo, perché quella cosa che ha detto anche Paolo prima dell'iperconnessione salta fuori un'anima, e chi lo sa, però siccome noi sappiamo che sentirci collegati, siamo collegati, veicola delle emozioni, veicola delle energie, veicola delle immagini, esserci forse potrebbe essere utile per evitare che e quindi avere un dialogo sempre aperto e costante. Questo secondo me può essere un'idea, o no, è quello che io cerco di tenere come posizione all'interno del mio essere comunque, psicoterapeuta, persona, anche spirituale. Dopodiché